Mi fa molto piacere anche perché ultimamente fanno altro che intitolare strade, palazzetti dello sport, siamo sempre in giro per questo e mi fa molto piacere. È conosciuta come la Corta di Poti, che dall'abitato di San Polo, 254 metri sul livello del mare, si snoda lungo un percorso di circa 8,5 km fino agli 827 metri, del punto in cui incontra la strada asfaltata proveniente dalla foce dello Scopetone. Da sabato scorso questo tratto si chiama Salita Marco Pantani. Arezzo ha voluto dedicare proprio la salita e anche una targa in ricordo dell'indimenticato campione prematuramente scomparso nel 2004. Mamma Tonina, che sta conducendo una battaglia per la verità sulla morte del figlio, non è voluta mancare. Il suo campiglio è venuto fuori e adesso stanno lavorando su Rimini. E mi hanno detto massimo 3 settimane si saprà. Finalmente, si può dire. Eh sì, proprio finalmente. Adesso sembra che si sia messo, che ci dia una mano l'antimafia e si riuniscono tutti assieme per vedere il caso. Era impossibile, è un grande campione, cioè probabilmente ha dato molto fastidio a qualcuno. Questo sì, e penso molto al ciclismo io, che abbia dato un po' fastidio anche perché lui era un istintivo, quello che pensava, diceva, e questo dava anche fastidio. E poi, come ha lasciato scritto un po' da tutte le parti, regole uguali per tutti. Questa è una intitolazione molto, molto voluta dal Comune di Arezzo, che l'ha pensata nel 2016, quando di qui è passata su questa salita perfettamente risistemata dal nostro ufficio manutenzione, addirittura il Giro d'Italia, una tappa del Giro d'Italia. Allora la maglia rosa passò sulle spalle di un italiano e ci venne in mente di intitolare la salita, che non aveva nome, per noi è la Corta di Poti, da San Polo, perché ce n'è anche un'altra, e ci venne in mente di intitolarla a Marco Pantani, e così è stato. Il grande scalatore Marco Pantani, sulla scia dei grandi scalatori italiani, è stato sicuramente uno degli ultimi grandi interpreti del ciclismo internazionale. Purtroppo non ha potuto concludere una carriera spettacolare iniziata pochi anni prima, ma è stato in quel periodo sicuramente il più forte di tutti. Ha vinto nello stesso anno, nel 98, Giro d'Italia e Tour de France, e quindi è stato un grande scalatore. Sì, il senso di italianità di quando un uomo solo è al comando è impagabile. Mi sembra proprio che la magistratura abbia ricostruito quegli ultimi tragici momenti del 98, quando nella tappa di Madonna di Campiglio al prelievo del sangue risultò con un ematocrito superiore al 50%, e pare che tutto questo sia stato in effetti architettato per togliergli un Giro d'Italia di cui era in quel momento il dominatore.